qualcosa di diverso rispetto al solito. Abbiamo fatto dibattiti, abbiamo affrontato diversi temi. Oggi affronteremo un tema un po' impegnativo in maniera diversa attraverso uno spettacolo teatrale. Questo mese, come sapete, il 27 di gennaio è la giornata della memoria e quindi abbiamo pensato di ricordarlo attraverso questo spettacolo. Che è diretto dall'associazione teatrale, dall'associazione culturale Alma Rosé, che abbiamo già conosciuto in occasione dell'inaugurazione di questa sede. Vi faccio solo una breve così introduzione della serata, quindi avremo questo spettacolo della durata di circa un'ora, al termine è previsto un intervento da parte del dottor Aravnia e come diciamo terza parte avremo una breve introduzione, una breve presentazione da parte del comune di Cinisello Balsamo, perché come immagino qualcuno di voi avrà notato abbiamo cambiato la nostra mostra, la nostra galleria e ci sono in esposizione alcune opere d'autore di fotografia astratta, quindi ci spiegheranno brevemente e chi vorrà al termine avrà la possibilità di fare una visita guidata all'interno. Io ora lascerei la parola a Manuel Ferreira, che è un attore ed è anche uno dei direttori dell'associazione culturale Alma Rosé, che ci introdurrà un pochino alla tematica dello spettacolo che andremo a vedere tra poco. Grazie. Bene, innanzitutto buon anno a tutti, visto che è il primo evento, no, dell'anno, e soprattutto grazie e... grazie di poter portare il teatro oggi qui. Per noi oggi non è la prima volta, siamo molto legati a questo posto perché per tanti di voi, non so se vi ricordate, però abbiamo fatto questa inaugurazione che ci è rimasta anche a noi nel cuore. Però credo che la cosa importante è di poter fare teatro all'interno di un ambito aziendale, per noi è una cosa rara, strana, virtuosa, e la raccontiamo ovunque, perché davvero, e di questo vi ringraziamo senza nessun tipo di retorica. E lo spettacolo di oggi è uno spettacolo che dà il nome alla nostra compagnia, è la storia di Alma Rosé. Alma Rosé è stata la nipote di Gustav Mahler ed è stata la direttrice dell'unica orchestra femminile di Auschwitz. È una storia che mette al centro come attraverso l'arte, con due punti di vista che oggi vedrete tra le due protagoniste, come attraverso l'arte si può trovare o no una via di uscita per la propria vita, no? Questo diventa un tema universale e quindi questo spettacolo che si racconta quegli anni, quegli episodi, che è stato centrato su questi episodi durante la Seconda Guerra Mondiale, diventa universale, diventa ancora attuale, se vuoi, per certi versi, perché comunque quando l'arte è una forma proprio per poter salvarsi di questi orrori nell'umanità, ci sembrava, come dire, un buon argomento. Con questo spettacolo abbiamo iniziato nel lontano 1997 e tuttora giriamo. E quindi non vi anticipiamo niente, perché tanto è inutile raccontarvi, lo spettacolo si racconta da solo e noi rimarremo dopo qua con voi per salutarvi, per qualsiasi anche domanda. La cosa che mi permetto di dirvi è che non è una pubblicità, nel senso, però è molto importante per noi. Noi ultimamente diciamo che per difendere la cultura bisogna difenderla con la partecipazione. Quindi abbiamo lasciato dei volantini, nel senso, nel vostro sedile, ecco, potete, se qualcuno si è seduto non fa niente, esatto, però venite a vederci anche nei teatri, venite a vederci fuori dall'azienda. Per noi, se voi credete che questo sia una forma da difendere, bisogna difenderla con la presenza, altrimenti un giorno tutti direte: ah, che bello che era quel teatro lì, ma non esisterà più. Quindi basta con le spiegazioni, vi lasciamo allo spettacolo. La compagnia si chiama Alma Rosé, la conoscete già, e niente, buona visione a tutti, grazie.
C'era un'orchestra ad Auschwitz. Era composta da detenute del campo. Accompagnava le prigioniere al lavoro la mattina. Le accoglieva la sera. Suonava per gli ufficiali SS che avevano bisogno di distrarsi, di rilassarsi. Una delle poche donne sopravvissute che fecero parte di quella orchestra ci racconta questa incredibile storia. Lei si chiama Fania Fenelon. Dopo 9 mesi di prigionia, scontati nel carcere di Drancy, Fania Fenelon arriva con un convoglio ad Auschwitz-Birkenau. È il 23 gennaio del 44. Sono 50 ore di viaggio, mezz'ora di cammino, dentro la neve. E poi si è davanti all'ingresso. Sul portone c'è una scritta: campo di lavoro. Prima si passa da ricevimento, dove si viene spogliate, rasate e numerate. Poi una doccia gelida, un paio di scarpe vecchie, un fazzoletto per coprire la testa rasata ed un vestito con una stella di stoffa gialla cucita sul petto. Mi trovo nella baracca della quarantena. Dicono che da qui non se ne esce vive. Mi guardo attorno. Ci sono interminabili file di letti a castello. Sono specie di gabbie di legno a 3 piani. Ad ogni piano ci sono 6 donne e anche di più. Sono stipate come sardine, i piedi contro le teste, quasi nude, rasate dappertutto, tremanti di freddo e di fame. Mi hanno appena detto che ci sono 1000 donne in questa baracca. Una polacca entra e grida: «Madama Butterfly!» Chiedo alle vicine che cosa dice. «Sta cercando delle musiciste!» «Delle musiciste?» «Per l'orchestra!» «Un'orchestra? Qui? Cercano qualcuno per un'orchestra? Ma io so suonare!» E so anche cantare la Madama Butterfly. Mi sporgo, gesticolo, devo farmi vedere. È proibito, ma io mi calo giù. Le ragazze mi aiutano. La testa è annebbiata e il corpo dolorante. Mi dirigo a passettini verso la polacca che se ne sta sull'uscio. Mi guarda malfidente. Sono così piccola, sporca, piena di fango e di sangue. Non devo essere come lei immagina le cantanti, se mai le immagina. Mi ordina qualcosa che non capisco, poi la seguo. Arriviamo davanti ad un'altra baracca. La polacca mi apre la porta. Ci sono dei leggii. Si sente della musica. Davanti a me stanno sedute delle ragazze ben vestite che reggono degli strumenti musicali. Violini, mandolini, chitarre, flauti, clarini. In mezzo c'è un pianoforte a coda. Su un podio c'è una donna. Bruna, alta, severa, dal portamento rigido. Mi dicono che quella donna è la direttrice dell'orchestra. Si chiama Alma Rosé. Mi fa segno di avvicinarmi. Mi hanno detto di presentarmi qui.
Mi hanno detto che cercate delle musiciste. Mi hanno detto che cosa se sapevo... sai fare? Suonavo il pianoforte a Parigi e cantavo nei club. Tu sai suonare il pianoforte? Suonavo il jazz a Parigi, ma posso e imparare... E sai anche cantare? Sì. Conosci la Madama Butterfly? Sì, tutta. Quasi. Canta un bel dì, vedremo. Tedesco? Non la conosco in tedesco, ma posso impararla. Das weiße Schien, immer. Continua. Poi la nave bianca entra nel porto, romba il suo saluto. Bene, ti prendo nell'orchestra. La sveglia è alle 4. Alle 5 l'orchestra accompagna le detenute che vanno al lavoro, poi prove, tutta la mattina e tutto il pomeriggio. Al tramonto le detenute rientrano dopo aver suonato per loro. Ci si prepara per i signori ufficiali. Se qualcuno di loro lo desidera, suoniamo anche la notte. Posso avere un pezzo di pane? Qual è il tuo nome? Fania. Prima si suona e dopo si mangia. Alma Rosé si allontana. Chiedo alle mie nuove compagne se anche lei è stata deportata. Qualcuna mi risponde, sì, è ebrea, tedesca. È la nipote di Gustav Mahler ed è una grande violinista. Ma il suo talento non la rende tenera. Ti accorgerai presto che qui le carogne non mancano. Non farti troppe illusioni. Sei ad Auschwitz, nel campo di Birkenau, e non è proprio il paradiso. Grandezza diversa. Il più piccolo serve da dormitorio refettorio. L'altro locale, il più grande, è la sala da musica. Lungo un muro c'è un tavolo pieno zeppo di spartiti musicali. E al centro c'è una pedana con i leggi e le sedie delle musiciste, tutte disposte in semicerchio. Il pavimento di legno è lucido e pulitissimo. E c'è la luce elettrica dappertutto.
una cosa impagabile. Abbiamo un letto e un lenzuolo per ognuna di noi e anche una coperta di lana. Qui mi pare di soffocare dal caldo e intorno a me le ragazze mi circondano e mi riempiono di domande. No, non è possibile. Tutto questo non può esistere. Io sono impazzita. No, anzi, sono morta. Sono morta e vedo gli angeli. E poi mi dico, Fania, sei arrivata al paradiso della musica! No! Non sapete tenere un'intonazione! Al primo contatto, Alma, mi era sembrata solamente fredda, ma poi ho cambiato idea. Troie! Vacche teste di merda! Voi pensate di essere delle orchestrali? Siete solo delle stupide ragazzine che non hanno nessuna passione per la musica e finirete per passare tutte per il camino! Per Alma conta solo la musica, ma qui le musiciste autentiche, le professioniste, si contano sulle dita di una mano. Eppure è proprio con queste ragazze che Alma si è fissata di fare un'orchestra. Ma cosa serve questa orchestra? Quando suona? Per chi suona? Una delle ragazze mi spiega che l'orchestra è stata voluta da Oss, il comandante di Auschwitz, per scandire il passo delle detenute che ogni mattino escono dal campo per andare a lavorare. Poi però con l'arrivo di Alma le cose sono cambiate. Il comandante del campo e la SS Mandel devono essersi detti che con una virtuosa come Alma si potevano anche organizzare dei concerti per gli ufficiali. Si sa che questa gente ama i fiori, i chiari di luna e la musica. Così, per compiacere le SS, Alma si è messa a far dannare le ragazze e poiché la Mandel se ne intende di musica, si è costretta a variare continuamente il repertorio. Ma come si fa, si chiedono le ragazze, se non c'è nessuno in grado di scrivere un'orchestrazione nuova? Io lo so fare! Ma che cosa ho detto? Sì, è vero, io ho studiato armonia e contrappunto. So come si scrive una partitura. Ma dire che sono in grado di orchestrare un pezzo forse è un po' eccessivo. Ma le ragazze non ci sentono. Cominciano a gridare, ad applaudire. Alma, senza scomporsi, mi fa un mucchio di domande. Cita titoli di pezzi, nomi di musicisti, opere e tempi. Io nemmeno una volta le dico di no, visto che la sopravvivenza dell'orchestra dipende dal fatto di saper scrivere nuove partiture. Io affermo con decisione che sono in grado di orchestrare qualsiasi pezzo. Generosa, Alma mi regala un pezzo di pane. Io e te faremo musiche meravigliose. Con te l'orchestra sarà veramente degna di suonare davanti all'SS. Noi saremo la prima orchestra femminile di tutti i campi di concentramento della Germania e dei territori occupati. Suoneremo la fantasia di Schumann. È una baguette! La quinta danza di Brahms! Lunga, 2 metri interi di pane bianco. Il duetto della Madama Butterfly. La crosta scrocchia. La mattinata. Si increspa fra le dita. E la cavalleria leggera di Suppé. La molliche ancora tiepida e vellutata. Il Danubio blu. La cospargo di burro. Il quartetto del Rigoletto. Tanto burro. La tosca di Puccini. E tanta marmellata. Ed il nostro cavallo di battaglia. Marmellata rossa.
rossa. La vedova allegra. Di lamponi, puntellata di bianco. Suoneremo davanti alla comandante Mandela e davanti al dottor Mengele. Suoneremo davanti al Lagerführer Osel, al governatore generale e Reichsführer dell'SS, Heinrich Himmler. Il mattino dopo, concluso l'appello, ci si prepara a uscire vestite di una specie di uniforme. Gonna blu, calze di lana nere e giubba a strisce. Berretto bianco simile a una cuffia da infermiera. Così abbigliata l'orchestra sembra un gruppetto di orfanelle malvestite. Percorriamo circa 300 metri attraverso le baracche e ci fermiamo per tenere il nostro concerto di fronte a una schiera di prigioniere immobili. Sull'attenti. Quella gente, assiepata sui due lati del percorso, mi mette a disagio. Non ho il coraggio di guardare quelle donne in faccia. Alma, impugna la bacchetta. E parte una marcetta militare, trascinante, quasi allegra. Da tutti gli angoli del campo, le donne passano davanti all'orchestra per andare al lavoro. Guardando sfilare quelle donne in scheletri, bilenche nel fango e nella neve, prendo piena coscienza del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e della sua lugubre messa in scena. Una orchestra diretta da una donna elegante e le ragazze vestite in divisa per suonare per questa specie di scheletri. Uno, due, uno, due, uno, due. La bacchetta di Alma accompagna questa interminabile sfilata. Una SS batte il ritmo con lo stivale finché l'ultima donna, seguita dall'ultimo soldato e l'ultimo cane, scompare dietro al portone. Dall'Ungheria sono arrivati i violini e dalla Serbia sono arrivate le fisarmoniche e da Praga sono arrivati gli strumenti a fiato e da Berlino dei nuovi spartiti musicali. C'è del lavoro nuovo per te, Fania. Ho deciso che faremo la cavalleria leggera di Suppe. Le SS apprezzano molto questo autore. Oggi, nonostante i richiami, Alma sembra meno inavvicinabile del solito. Sembra anche di buon umore. E poi ho pensato di mettere in programma Puccini con Ravel. Ho deciso che canterà insieme a Lotte. Puccini insieme a Ravel. Paragone audacissimo. Povero Ravel. Povero Puccini. E poi io che canto vicina a Lotte. È roba da circo equestre. La mia testa arriva a malapena al suo stomaco. Mi trattengo dal ridere e mi congratulo con Alma per la sua meravigliosa pensata. Quando improvvisamente una staffetta apre la porta della nostra baracca e annuncia l'arrivo di Kramer, il comandante del campo di Birkenau. Non so molto sul suo conto, ma so che ama la musica, che da questa sua passione dipende la nostra sopravvivenza, che partecipa personalmente alle selezioni e che è stato visto spaccare la testa ad una donna a colpi di bastone. Sono curiosa di vederlo. Sì, vorrei anche parlargli, per capire. Sì, perché capire per me qui dentro è diventata come una malattia. Continuo a pensare che ci sia qualche cosa da capire, che questo scrupoloso sterminio abbia delle motivazioni che mi sfuggono.
Ferme sull'attenti. L'orchestra aspetta l'arrivo di Kramer, che è un uomo impressionante, 1,80 m di statura. La testa incassata in mezzo alle spalle, l'uniforme che sembra una corazza. Alma gli domanda con inquietudine: che cosa desidera ascoltare, Herr Lagerführer? La fantasia di Schumann, risponde lui. I violini attaccano. Herr Lagerführer tiene gli occhi chiusi. Si lascia assorbire completamente dalla melodia. La malinconia dell'esecuzione deve toccare il cuore del comandante, perché qualche nota prima della fine del pezzo, Kramer riapre gli occhi e sono velati di pianto. Sulle guance, scrupolosamente rasate, scendono lacrime. Appagato, il comandante esprime il suo compiacimento ad Alma. Bellissimo, toccante. Poi si alza, dice qualcosa agli ufficiali e insieme se ne vanno. Poco più tardi si sentono suoni di fischietto in mezzo alle baracche. Annunciano Blocksperre, che significa baracca consegnata. Stanno per fare le selezioni e Kramer è lì insieme a tutti gli altri ufficiali. La scena è sempre la stessa. I camion arrivano e caricano le donne a forza di botte, di pedate, di pugni. Alcune si fanno portare via completamente ammutolite. Altre ridono, cantano. Tutte salgono sul camion sapendo dove vanno, mentre le SS rimangono impassibili, anzi, si danno delle gran manate sulle spalle, come se stessero facendo un gioco. Poi se ne tornano tranquillamente ai loro alloggi, o vanno a bersi un bicchiere o al bordello, oppure vengono qui a farsi suonare dei valzer viennesi o la tosca di Puccini. Siamo a marzo. La neve si scioglie lentamente durante la giornata per tornare a gelare di notte. Signora Alma, non potrebbe chiedere alla comandante Mandel qualcosa da mangiare? Proviamo 12 ore al giorno. Io mi vergognerei a chiedere un pezzo di pane per voi.
Avete rovinato il concerto di domenica scorsa. Si vergogna. Ma di che? Di aiutarci a non crepare di fame. Ha una posizione privilegiata in un posto come questo e non ne approfitta. Signora Alma, le ragazze hanno bisogno di... Di provare di più. D'ora in poi vi alzerete un'ora prima. Continuiamo a litigare tra di noi perché i violini... I violini non si sentono, bisognerebbe spostarli un po' più in avanti, ma non troppo vicino alle cantanti, solo un po'. Questo non Come c'entra. No? C'entra. I violini si devono sentire meno delle voci, ma più dei fiati, altrimenti non c'è equilibrio. Il problema è il pane. Se dobbiamo suonare, noi dobbiamo mangiare. Suonare! Se voi non fate pratica abbastanza, voi non sarete mai delle vere orchestrali. E io voglio che voi diventiate una vera orchestra. Ma non possiamo se non c'è la disciplina. Senza la disciplina non si può suonare. Mi dovreste ringraziare quando vi colpisco. Alma si comporta come se non vedesse niente. Il fumo dei crematori non la turba. Quel pubblico di mezzi cadaveri, di boie in divisa, lei lo trova normale. Le ragazze che comanda non le vede nemmeno. La stecca, questo è il suo vero incubo. Eppure non è un mostro. È una donna intelligente e colta. E quando toglie con dolcezza e con decisione il suo violino dalla custodia e lo accosta al mento e suona, allora lei diventa bellissima, ma dura poco, troppo poco. Io sono qui per dirigere un'orchestra e non per fare dei sentimentalismi. E voi siete qui per suonare. No, noi siamo qui per crepare. I mesi passano. Corre voce che i tedeschi siano in difficoltà nel campo, il ritmo delle selezioni aumenta e i crematori funzionano senza sosta. La ferrovia davanti alla nostra baracca è una cosa orrenda. Riesco a vederla dalla finestra. Spesso i tre quarti della gente che arriva la tirano giù dai treni già morta. Le bambine corrono. Gridano. Alma, alza la bacchetta. Io comincio a cantare. E come sempre inciampo sul Lechen. Ascolta e ripeti. Lechen. Lechen. Ma ascolta. Lechen. Lechen. Ascolta, ripeti. Devi impararla in tedesco. Lechen. Che cosa vuol dire? Sorridere. Lechen. 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 Basta uno sforzo di volontà e si può tutto. Sei abbastanza sveglia. Imparerai in fretta, vedrai! Oh, la prego, signora Alma, mi faccia dire tutto quello che vuole. Ridere, sghignazzare, esplodere, contorcersi dalle risate. Ma sorridere no, no, non qui dentro. Tu non capisci. Voi
voi non capite? Avete la testa piccina. Siete stupide. Tu credi che io non veda quello che succede qui? Ma che servirebbe stare incollata alla finestra come mosche? Se anche io guardassi i bambini scendere dai treni, mi siederei su quella sedia a piangere. E qui? Chi farebbe la musica? E noi? Cosa saremmo senza la musica? C'è troppo silenzio qua. L'ultima cosa che ho suonato prima di arrivare qui è stata Paganini, i Capricci. Il pubblico era tutto in piedi ad applaudire ed era solo la fine del primo tempo. Sono tornata in camerino a riposarmi, a prepararmi per la seconda parte. Qualcuno ha bussato alla porta. E lei, Alma Rosè? Sì, sono io. Venga con noi. Mi hanno portato fuori. Gli orchestrali stavano già ritornando sul palco per accordare gli strumenti. Ma c'è un errore! Ci deve essere un errore! Io sono Alma Rosè, la nipote di Gustav Mahler! Voi non potete! Mi hanno portato fuori e mi hanno messo su un'automobile. Quando sono arrivata al comando di polizia, mi hanno tolto il mio violino. Spesso Alma mi chiede di massaggiarle la nuca e le tempie
soffre di emicrania. Ma penso soprattutto che questa donna abbia voglia di parlare di sé. Mi racconta della sua vita, che quando è nata c'era già un piccolo violino ad aspettarla. Tutti volevano che diventasse una grande musicista, che passava intere giornate a esercitarsi, chiusa nella sua stanza, che la cosa più importante era suonare e che ha avuto soltanto la musica. È arrivata l'estate. La nube dei forni crematori ristagna nell'aria, ma il sole si vede lo stesso. Oggi è un giorno importante perché arriverà al campo Heinrich Himmler, l'ideatore dei campi, l'organizzatore dello sterminio. Alma è molto agitata. È una delle autorità più importanti della Germania ed è molto interessato all'orchestra. Dovremmo essere perfette, nessun errore sarà tollerato. Cominciamo sin dall'alba a ripulirci dalla testa ai piedi. Poi ci mettiamo in marcia, trascinandoci dietro strumenti leggii, spartiti. Saliamo sulla pedana e sotto un sole feroce aspettiamo. Dopo un'ora, in fondo alla strada principale, intravedo a malapena Himmler in mezzo agli altri ufficiali. Si ferma a 20 metri da noi. Alma si mette sull'attenti. Dovete suonare in modo impeccabile. Non guardatelo in faccia. State dritte. E soprattutto suonate come si deve. La prima che sbaglia l'ammazzo. Alma ha dimenticato tutto. Il campo, il gas. È tedesca e Himmler è uno dei capi del suo paese. È orgogliosa di suonare per lui. Himmler è molto piccolo, un po' curvo, pallido e bruno. Non c'è male per un perfetto esemplare di razza ariana. All'aria di annoiarsi, ma rimane lì, sotto il sole. Alla fine del brano, dice qualcosa agli altri ufficiali e se ne vanno. Noi riattraversiamo le strade del campo per ritornare alla baracca. Alma è furiosa. Puttane, puttane, puttane! Avete suonato malissimo! Ma noi abbiamo fatto il possibile! Parite! Questo era il giorno più importante della mia vita! E voi me l'avete rovinato! Noi restiamo senza parole. Passa qualche ora e Alma riappare. Ma riappare con una faccia tutta allegra. Mi hanno detto poco fa che l'orchestra è piaciuta. Himmler ha gradito. Per premiarci ci mandano a fare una passeggiata fuori da qui. Una passeggiata fuori da qui.
Ci mettiamo in fila e marciamo fuori dal campo. Attraversiamo un paese. Ci sono i negozi. Nelle vetrine vestiti, calze, salami, pane. C'è gente per strada. Tutto è tranquillo. Come si chiama questa città? Auschwitz. Anche qui arriviamo in campagna. Qui il cielo è pulito. Non piove cenere. Si sente l'odore del fieno tagliato. C'è un lago. Possiamo fare il bagno? Alma, possiamo? Lei non viene. Ci spogliamo. Ci buttiamo nell'acqua. Ci mettiamo a giocare. A nuotare. Poi Alma ci chiama. È ora di andare. Ci rivestiamo. Ci rimettiamo in marcia. Riattraversiamo la cittadina. Rientriamo nel campo. Torniamo nella nostra baracca. Una staffetta viene a cercare Alma. La vogliono al comando centrale delle SS. Ci ordina di continuare a provare e si allontana. Qualcosa ci preoccupa. E se dopo la passeggiata ci tocca la camera a gas? Passa parecchio tempo prima del ritorno di Alma. La preoccupazione sta già diventando angoscia. Quando la vediamo entrare, è raggiante. Non dice niente e va a chiudersi in camera. Poi mi manda a chiamare. Fania, devo darti una grande notizia. Voglio che tu sia la prima a saperlo. Sto per andarmene, per uscire di qui. Mi hanno detto che una musicista come me non può restare in un posto come questo. Mi mandano suonare per la Wehrmacht, per i soldati al fronte. E l'orchestra? Ti rendi conto? Io sarò liberata. Liberata? Finalmente potrò suonare il violino come voglio. Liberata? Ma questa non è libertà. Lei continuerà ad essere prigioniera e loro la costringeranno a suonare per i soldati. E quando decideranno di eliminarla, lei non potrà farci niente. Quel che conta è che lei è un'ebrea. Il talento non serve a niente. Quello che conta per me è suonare liberamente. E l'orchestra? Che cosa ne sarà di noi? Devo andare. Sono stata invitata a cena da Frau Schmidt, che vuole festeggiare.
Quella sera Alma rientra tardi. La sento attraversare lo stanzone da musica e chiudere la porta. Mi sveglia la voce di una delle ragazze che mi dice che mi vuole. La trovo stranamente pallida, sudata, che si lamenta di dolori in tutto il corpo. Deve avere la febbre molto forte, sta malissimo. Mi guarda come un animale terrorizzato. Fania, riuscirò ad andare via da qui? Ma sì, è solo un malessere, stia calma. Non si preoccupi. Adesso vengono a prendersi cura di lei. Poi arriva un medico dell'SS. Tasta il polso di Alma e ordina che venga subito portata in infermeria per una lavanda gastrica. Nel pomeriggio, la Mandel dà la notizia ufficialmente. La vostra direttrice, Alma Rosé, è morta. Potete andare in infermeria a darle l'ultimo saluto. Non c'è mai stato tanto silenzio nella baracca. Di solito ormai qui la morte lascia tutte quante indifferenti, ma quella di Alma risulta incomprensibile. Nessuna parla più, ma tutte pensiamo la stessa cosa. E l'orchestra? Che cosa ne sarà di noi adesso? Ci vestiamo in silenzio e andiamo tutte quante. È una giornata bellissima. Ci immaginiamo di trovare il corpo di Alma disteso su un pagliericcio. E invece le SS hanno fatto erigere un catafalco e lo hanno circondato di fiori bianchi. Una montagna di fiori, gigli soprattutto. Guardiamo Alma, incapaci di parlare. La gola secca, le une contro le altre. Ha il viso disteso, calmo, riposato. Le mani incrociate sul petto stringono un fiore. Si è udito un singhiozzo e tutte ci siamo messe a piangere. Poi arrivano le SS. Sono quasi tutti commossi. Persino la Mandel ha le lacrime agli occhi. Ma mentre qui dentro rendono omaggio ad una ebrea che hanno ricoperto di fiori bianchi, fuori i treni continuano ad arrivare. Le camere a gas non smettono di funzionare e i crematori fumano. Nessuno seppe mai perché Alma Rosé morì, proprio quando doveva andarsene da Auschwitz. Frau Schmidt, che l'aveva invitata a cena quella sera, era la più anziana prigioniera del campo e continuava a scrivere al comandante perché la lasciasse andare. E invece avevano deciso di liberare Alma. Dicono che Frau Schmidt abbia avvelenato Alma per invidia. Ma invidia di che? Dopo la morte di Alma, l'orchestra continuò ad esistere. La direzione fu affidata ad una delle ragazze. Nel novembre del 44 le ragazze furono trasferite nel campo di Bergen-Belsen e lì ci rimasero fino alla primavera. Il 15 aprile del 45 le SS diedero ordine di sterminare tutti i prigionieri e di bruciare il campo. L'ordine doveva essere eseguito alle 3 del pomeriggio, ma alle 11 arrivarono gli inglesi. Fania è ancora viva,
pesa 28 chili e ha il tifo. Che giorno è? Questo lo so, le ragazze tengono il conto. È il 15 di aprile. Dove sono? Non più ad Auschwitz-Birkenau. Non più a Birkenau, là eravamo in 47 e ci chiamavano le signore dell'orchestra. Qui a Bergen-Belsen siamo quasi 1000 e quasi tutte dei cadaveri. Se chiudo gli occhi, qualcuno mi scuote. Sento una voce che mi dice: Fania, Fania, non morire, ci sono i tuoi amici inglesi. Non so cosa dice, di chi parla? Chi è morta? Di chi parlano? Parlano di me, sono io la morta. Ho un tifo maledetto, ma non mi sono data ancora per vinta. Voglio vedere come va a finire questa storia, voglio testimoniare. Strane parole mi arrivano alle orecchie. Conosco questa lingua, sono parole inglesi. Le ragazze che amo mi scuotono. Fania, svegliati, Fania. Apro gli occhi e finalmente lo vedo davanti a me. Un uomo con uno strano cappello sulla testa che mi porge un microfono e mi dice: signorina, ci dica qualcosa, e per la BBC e per la radio inglese, ci dica qualcosa. Queste parole mi galvanizzano. Mi afferro all'alito di vita che mi resta. Apro la bocca. Devo cantare. Canto l'internazionale. Canto. Gli occhi dei soldati si riempiono di lacrime. Davanti a me, attorno a me, da ogni angolo del campo, reggendosi alle pareti delle baracche, si muovono ombre e scheletri. Si levano. Si fanno grandi. Sono grandi. Grazie tantissimo, davvero, molto bello, grazie mille, molto emozionante. Emozionante farlo qua, grazie. Siccome c'è una cosa di musulmani che dicono: quando sei troppo felice vai in cimitero, perché così ti torna con piedi per terra, e quando sei molto triste anche vai in cimitero.
perché poi vedi che comunque infine il destino di tutti è quello. Siccome ultimamente eravate troppo allegri, ho detto forse dobbiamo fare uno spettacolo che vi porta un po' sulla terra. E devo dire che veramente era difficile, questo qua era molto molto bello, molto interessante, e credo che sia un bene per tutti noi a ricordarci questa tragedia. Non perché la tragedia sia una esclusività di ebrei, che molte volte purtroppo in Israele hanno questa tendenza di influenzare i mass media in giro del mondo e cercare di far vedere che la tragedia umana è una cosa che è successo solo a ebrei. Non è così. Succede purtroppo in Israele stesso, in Palestina, quello che fanno alle persone che non hanno avuto nessun tipo di colpa se non vivere in una terra che non aveva fatto niente contro questa gente. Però si è trovato di affrontare una situazione tragica, terribile, creato altrove e che gli capita in casa loro questa situazione qua. Questo non deve portarci mai, questo succede anche nella vita normale di ogni giorno, non deve portarci mai a prendere una posizione populista, di dire allora meritavano questo. Non c'è nessuno che merita questo, nessuno, nessuna persona, nessun umano, anche più grandi criminali non meritano una cosa di questo genere qua. Lo so che qualche volta viene naturale, dopo una cosa terribile che ti capita, di dire io quello lì devo ammazzare, devo farlo a pezzi, soprattutto quando ti toccano i figli. Però non è una cosa, non è una soluzione questa. È terribile quello che è successo a questa gente, è terribile quello che succede in giro del mondo ancora oggi alle persone solo per il fatto che vengono da un paese o da un'etnia o di un colore diverso. E dicevo prima a un signore che era qua ospite nostro, che mi faceva la domanda: ma perché lei è un ebreo? Ho detto no, non sono un ebreo, io sono nato musulmano ma non sono praticante, non ho mai pregato nella maniera musulmana, non ho fatto niente, non sono neanche, so molto, studio molto religione, ma non tutte le religioni, ma non sono un religioso. Allora perché lo fa una cosa così? Ma è una cosa così, non è una cosa così, è una cosa che riguarda umano. Quando voi vedete due persone, anche sapendo che sono attrici bravissime, veramente bravissime, che piangono, vi tocca cuore. Molti di voi penso che sono rimasta veramente toccato dentro. Pur essendo attrici, voi immaginate che questa situazione sia vera. Poi la persona sia ebrea, nera, italiana, americana, persiana, turca, cosa ve ne frega? Con lacrime lì è quello che non deve succedere. Con lacrime che viene da violenza. E diceva a lui, per esempio, ma con tutto quello che Netanyahu fa, anche contro il suo paese, ma Netanyahu, io se dovesse succedere qualcosa di questo genere qua, e io posso, io nasconderei un Netanyahu in casa mia per non farlo subire una cosa così. Anche se oggi lo vedo qua, gli sputerei in faccia per quello che fa agli altri. Ma questo non vuol dire giustificare una cattiveria con altra cattiveria. Ricordate sempre quello che vi dico, sempre in qualsiasi occasione. Noi viviamo già in un mondo brutale, difficile, quello di automobile. Veniamo trattati molto spesso in una maniera incredibilmente violenta, non questo tipo, ma molto molto violenta. Veniamo molestati psicologicamente, continuamente,
molti di noi non ce l'hanno fatta per stare in questo mestiere, ma questo non ci giustifica in nessuna maniera di dire questa è una cosa che faremo anche gli altri. Così a questo punto, siccome siamo stati trattati così, questo nostro mondo, nostra durezza di nostro mondo, allora di conseguenza facciamo la stessa cosa agli altri, ai nostri fornitori, ai nostri dipendenti. Allora ogni capo a cascata faccia la stessa cosa all'altro, perché così è importante, fa vedere che se un produttore di auto fa questo, allora poi siamo noi, poi siamo l'altro, e così via, a cascata. Invece dobbiamo essere più forti di queste questioni qua e non fare la stessa cosa che si fanno agli altri. Io non voglio aggiungere dolore a dolore, perché questo è stata una cosa, una serata molto, un pomeriggio molto 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 impegnativo, devo dire. La prossima volta faremo qualcosa su Fantozzi. Però vi ringrazio veramente tantissimo, perché so che molti di voi sapevano che sarebbe stato un pomeriggio impegnativo. Non siete scappati, siete qua anche perché sapete che poi controllo chi c'è e chi non c'è, ma veramente, veramente vi ringrazio tantissimo per questa pazienza, e ringrazio moltissimo gli ospiti, sia i nostri partner, che ovviamente sono di casa loro, ma sia anche i parenti o amici di nostri ragazzi che sono venuti qua a vedere questo bellissimo piece. Ci ho detto, io direi, facciamo un grandissimo applauso a questa... Dove sono? Sono scappate, attrice? Non... Cioè, ma siete... Bravissima, grazie. Bravissima, veramente. La regista dov'è? Dov'è? Manuel dov'è? Ma venga qua un attimo. Allora, lui ha fatto prima, ha detto che non fa pubblicità, ma vi stai dicendo che potete andare anche a teatro fuori. Ragazzi, è vero, potete andare a teatro, dopo mezzanotte però. Perché altro che lei, io sono peggio di lei. Bravissimi, grazie, veramente. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Adesso... Come vi avevo preannunciato, abbiamo qua dei rappresentanti del comune di Cinisello Balsamo per raccontarci e spiegarci la nuova mostra che è stata allestita. Quindi io lascerei brevemente la parola a Matteo Balduzzi, che è il curatore appunto di questa mostra, e approfitto per ricordarvi che durante l'aperitivo abbiamo la possibilità di fare delle visite guidate, quindi ci spiegheranno che cosa effettivamente viene raffigurato in queste fotografie. E vi ricordo, prima di andarvene, di passare a ritirare un cofanetto per chiudere così un po' allegramente la serata, tutti quelli che sono stati gli eventi di questo 2013 in occasione del 50esimo, dall'inaugurazione al 50esimo, alla cena diciamo del 50esimo. Quindi lascio la parola a Matteo Balduzzi e vi auguro un buon proseguimento. Grazie Chiara, buonasera. Allora io molto, molto brevemente cerco di presentarvi questa mostra. Il passaggio dallo spettacolo di prima a una mostra di fotografia è senz'altro abbastanza forte. Forse, così per riallacciarmi brevemente ai discorsi che ho sentito, forse l'arte è anche uno dei mezzi che ha l'essere umano per cercare di riabilitare un po' le tante crudeltà e le difficoltà del mondo, se vogliamo insomma credere che l'arte possa servire a qualcosa. Ecco, allora, io da più di 10 anni lavoro a Cinisello Balsamo, al Museo di Fotografia Contemporanea, che è l'unico museo pubblico di fotografia in Italia. Il museo conserva quasi 2 milioni di immagini di autori importanti. Fotografia contemporanea significa sostanzialmente dal dopoguerra ad oggi,
quindi non le tecniche antiche, le stampe all'albumina, le vecchie macchine che a volte si vedono nei musei, ma immagini comunque scattate, diciamo, con tecnologie normali, con macchine e pellicole normali, però da importanti autori italiani e stranieri. C'è una biblioteca che conserva quasi 20.000 volumi di fotografia e quindi diciamo che è uno dei centri più importanti in Italia e anche forse in Europa dedicato a questo linguaggio specifico. Il museo svolge appunto attività, diciamo, tradizionali da museo, cioè conserva le opere, le studia, le archivia, le cataloga, realizziamo conferenze, incontri, quindi attività di studio sulla fotografia e di divulgazione, ma essendo in un luogo, diciamo, non normale per un museo, essendo in una periferia metropolitana e non nel centro della città, fin dall'inizio il Museo di Fotografia Contemporanea ha anche fatto dei progetti che hanno coinvolto direttamente i cittadini proprio nella progettazione artistica, quindi cercando di far sì che il pubblico non fosse soltanto chi veniva a guardare le mostre, ma fosse anche soggetto attivo e partecipante. E dal 2004 in poi, appunto, molto spesso i progetti hanno riguardato i cittadini di Cinisello Balsamo e le persone che partecipavano direttamente. Ecco, in questa, diciamo, in questo solco per cui sempre di più si cerca di incontrare la società, di tirare fuori l'arte dai circuiti degli addetti ai lavori, fuori l'arte dai luoghi soltanto delle persone specializzate, fino dal 2005-2006, accanto a questi progetti che coinvolgono i cittadini, il museo ha anche avviato un servizio educativo che si occupa di realizzare, come potete immaginare, sia visite guidate, lavori con le scuole, incontri di vario tipo con le famiglie, sabati, domeniche, in modo da coinvolgere un pubblico sempre più vasto e poi anche di realizzare a sua volta dei progetti apposta in cui le persone diventano, diciamo, attori e non soltanto spettatori. Ecco, io penso che in questo senso, in questa direzione, soprattutto in un periodo in cui sappiamo tutti che per la cultura e per l'arte è un momento davvero molto, molto difficile, un certo modo di intendere la cultura pubblica tende a scomparire sempre di più e quindi i musei, le gallerie, le istituzioni, i teatri devono sempre di più imparare da un lato a cercare risorse proprie, dall'altro a coinvolgere davvero pubblici molto molto diversi, nuovi, usare i media, usare gli strumenti a disposizione. Ecco, io penso che in questo senso c'è anche quello di portare una mostra come quella che abbiamo portato stasera qui nella sede di un'azienda sul territorio, che vuol dire da un lato contribuire al sostegno del museo, dall'altro incontrare un pubblico completamente nuovo come siete voi stasera, e dall'altro ancora dare la possibilità a un patrimonio importante come quello che noi conserviamo di essere visto e apprezzato da quante più persone possibili. Appunto, la mostra di stasera si chiama Fotografia Astratta, sono due parole strane, come troverete nel breve testo di spiegazione, perché la fotografia di solito non può realizzare qualcosa di astratto. La fotografia è proprio un'arte che riguarda la realtà, che è abituata a prelevare dalla realtà degli oggetti che ci sono. E quindi sembra un ossimoro, fotografia astratta, e vi accorgerete che infatti a un colpo d'occhio queste immagini ricordano molto di più le ricerche fatte dalla pittura, quindi delle ricerche proprio sulla forma, sulla composizione, sui vuoti, pieni, bianchi e neri, e meno delle immagini tradizionalmente fotografiche, che come sappiamo sono di solito o più narrative, quindi di reportage, oppure delle fotografie, diciamo, più descrittive. Ecco, i modi con cui si può provare a fare una ricerca sull'astratto con la fotografia sono sostanzialmente due. Uno è quello di fotografare forme reali che però diventano astrazioni perché vengono riprese in modi particolari, e l'altro modo, che forse è meno comprensibile, meno comune, è quello di usare la carta fotografica, la chimica, l'emulsione senza usare la macchina fotografica, quindi fare delle sperimentazioni che hanno a che fare molto più con i materiali, con la chimica, con la fisica, che non con la macchina fotografica in quanto strumento ottico. Ecco, io trovate un esempio di queste due modalità. In mostra ci sono 38 fotografie di autori molto importanti, quasi tutti italiani,
che vanno appunto dai primi anni 50 ad oggi. Le fotografie sono tutte immagini originali delle collezioni di un museo e quindi davvero vi trovate davanti a una sorta di museo momentaneamente spostato qui. Sono tutte le immagini delle collezioni, alcune come le fotografie di Gioli sono addirittura opere uniche, altre sono comunque le stampe, molte sono le stampe originali, quindi vintage degli anni 50, 60 e spesso degli anni 70. Ecco, quindi c'è anche proprio l'emozione di avere a che fare con le opere originali. Appunto, siccome non è una mostra immediata, forse, abbiamo pensato, ci è stato chiesto e molto volentieri di organizzare delle brevi visite guidate in modo che si possano almeno, come dire, conoscere i vari autori e i modi in cui loro lavoravano. Quindi, se volete, a gruppi che adesso decideremo di 10-12 persone, partiranno ogni 10 minuti, massimo un quarto d'ora, delle brevi visite guidate per capire un po' di più questa mostra, che speriamo essere la prima di anche altre collaborazioni. Ecco, io ringrazio tutti, spero di non essere stato troppo lungo, e ringrazio anche di averci ospitati qui questa sera e per questi 2 mesi. Grazie. Bene, quindi se volete accomodarvi, chi ha piacere appunto di fare queste visite, abbiamo 2 guide a nostra disposizione, altrimenti abbiamo in contemporanea un aperitivo così per stare insieme, e vi ricordo di ritirare il cofanetto come ricordo dei nostri eventi. Quindi buona serata.